Ciao da Max, 2023 le scarpe da maratona però per tappascioni, come lo sono io d'altronde. Scarpe al carbonio io tenderei a sconsigliarle per noi che non corriamo troppo velocemente. Se dobbiamo proprio scegliere, io prenderei le New Balance Elite Fuel Cell, hanno dei nomi assurdi. Comunque le due, le tre cadete in piedi, sono ottime scarpe queste. Comunque le due, le tre cadete sempre in piedi perché sono ottime scarpe. Altrimenti, se vogliamo la prestazione pura, le Adidas Adios Pro 3, ma quelle per rendere al massimo devono avere un tipo di calzato un pochino particolare, devono essere capite. Non tutti riescono, io per esempio non ci riesco, e allora andrei sulle classiche Nike Vaporfly Next Percent 2-3 e andiamo sul sicuro, super ammortizzate con uno scatto incredibile, nettamente superiore alle New Balance ad esempio. Se invece vogliamo scegliere le scarpe vere da tappascione senza lastra in carbonio, quest'anno escono dalla classifica, secondo me, sia le Nike Invincible 2-3 Run che le Nimbus dell'Asics. Ottima ammortizzazione, ma non hanno quella vivacità che hanno le altre due che adesso vi elenco, che sono le Asics Super Blast, che costano tantissimo, questo è il vero difetto, ma se volete la prestazione e la super ammortizzazione sono fantastiche, le mie preferite in assoluto. Se le trovate sconto prendetele, altrimenti sono dolori. Infatti io ho optato per l'altro paio che consiglio per quest'anno, che sono le Saucony Triumph O20 O21, tanto non cambia tanto, la mescola è sostanzialmente la stessa, e garantiscono, oltre a una grande ammortizzazione, una velocità, uno scatto che vi permette anche negli allenamenti sulle ripetute lunghe da maratona di usufruirne. Quindi in questo caso io ce le ho già provate, ma ce l'ho già sulla lista della spesa le Triumph 20, perché ho visto che si possono trovare a un centinaio di euro, quindi ottimo prezzo per delle scarpe che garantiscono sia quel brio necessario magari gli ultimi chilometri, ma soprattutto quell'ammortizzazione. Il piede anche dopo 37-38 chilometri, non dico che sia fresco, ma comunque è ancora attivo, è ancora ben presente sul terreno, proprio grazie alla super mescola che hanno queste Saucony Triumph. Sapete, io sono un fan del drop zero, comunque del drop basso, ma in maratona, come sapete, soprattutto negli ultimi chilometri, il drop basso perde gran parte della sua importanza, secondo me. Va bene, scarpe alla maratona, quindi 2023, questa è la mia scelta. Ciao da Max, alla prossima!